Rispetto agli exit poll e alle previsioni prima del voto, chiaramente c'è stato uno shock in tutti gli italiani, nei media e in particolare tra i politici, di centrodestra e di centrosinistra. Queste elezioni rimarranno nella storia della Repubblica italiana, non stiamo entrando nella cosiddetta Terza Repubblica, ma siamo in una situazione di stallo. Molto probabilmente i numeri che abbiamo in Parlamento e al Senato non permetteranno un governo o almeno non faciliteranno una governabilità in Italia. Ciò avviene in un particolare momento storico in cui in quest'anno abbiamo anche il cambio del vertice, vale a dire il cambio del Presidente della Repubblica. Sarà difficile trovare una mediazione tra alcune forze politiche che saranno in Parlamento. La novità esclusiva è quella della presenza massiccia di alcuni deputati del movimento di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, sia in Parlamento che al Senato. Ciò certamente non faciliterà questa legislatura e anzi si può anche ipotizzare che sarà una legislatura molto molto breve, si ritornerà alle urne. Mai così siamo vicini alla Grecia che abbiamo visto negli ultimi anni in una situazione simile alla nostra, e ci stiamo avvicinando a quella situazione. Sarà anche un riflesso sul piano internazionale, non soltanto tra l'Europa, tra i paesi europei, quindi tra Italia e Bruxelles, ma anche in relazione al contesto internazionale più ampio. Ricordiamo che quest'anno ci sarà anche il G20, si terrà appunto in Russia, e come si presenterà un'Italia così debole internamente? Questa debolezza interna si rifletterà ovviamente sulle relazioni internazionali. Molto probabilmente l'Italia sarà ancora più, come dire, ricattabile forse in alcuni aspetti, comunque molto debole, e dovrà soggiacere alle richieste che verranno dai player internazionali, in particolare da Washington e da Wall Street. Allora adesso non ci resta che aspettare quando forse quasi sicuro si ritornerà alle urne e vedremo come si evolveranno i fatti. Sì, qui bisognerà pensare anche alla cultura un po' conservatrice dei leader di centrodestra e di centrosinistra, che molto probabilmente non cercheranno subito di tornare alle urne, e anche per una scarsa loro capacità proprio leaderistica che hanno e decisionale che hanno. Credo che lasceranno la questione in mano al Presidente della Repubblica Napolitano, il quale dovrà trovare ovviamente delle sintesi e dovrà tentare di risolvere questo problema dello stallo in Italia.